Gonne corte, risate sguaiate, bicchieri tracotanti di alcol, tendenze discutibili e atteggiamenti al limite dell'accettabile. Donne, ma è mai possibile che oggi ancora non vi rendete conto di quanto siate colpevoli di provocare atteggiamenti e atti impuri? Anni e anni di galateo, anni e anni e mazze e panella che fanno i figli e belle, e non avete ancora compreso nulla. Oh, Vannerit, che femmina! Non m'hanno sfiorate nemmeno con il petalo di un flower? E manca di capito niente! E ve la siete cercata? Ve la siete cercata? Ce la siamo cercata? La siamo cercata. Oggi parliamo di femminicidio. Fra qualche giorno vedrete i nostri parchi e le nostre strade costellati di scarpette e di panchine rosse. Ma badate bene, placate la Dorothy che in voi, poiché si tratta di scarpette di altro tipo. Trattasi infatti di simboli connotativi della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il 25 novembre, infatti, è stata scelta come data per commemorare tutte le vittime di femminicidio, in onore delle sorelle Mirabal, violentate e poi uccise durante la dittatura dominicana degli anni 60. Da qualche tempo, però, ha ricominciato a galoppare un'insana violenza. Son ben più che trascorsi i tempi dell'amor cortese e di imbabelle una volta. A tal riguardo, credo ci sia un momento in particolare che può far capire quanto sia malsano il retaggio storico che ancora influenza la nostra società. Vi propongo infatti un piccolo viaggio alle radici dell'omertà del nostro paese. Mi riferisco esattamente alla vicenda di Franca Viola e del matrimonio riparatore. Ad Alcamo, in Sicilia, il 26 dicembre del 1965, Franca Viola viene rapita da Melodia, segregata e stuprata per 8 giorni di seguito in un casale fuori paese. Secondo la morale del tempo, Franca avrebbe dovuto sposare il suo stupratore per salvare il suo onore e quello della sua famiglia, altrimenti sarebbe rimasta zitella ed etichettata come una donnaccia. All'epoca la violenza sessuale era considerato un reato di oltraggio alla morale, non era minimamente contemplata come reato contro la persona e lo stupratore poteva estinguere il proprio reato sposando la propria vittima con il cosiddetto matrimonio riparatore, contemplato ai sensi dell'articolo 544 ex codice penale di legge fascista. Bisogna attendere ben 16 anni per fare un po' di giustizia nella vita di Franca Viola, ma finalmente nel 1981, con altra legge dello Stato, viene abrogato il matrimonio riparatore. Ma bisogna aspettare il 1996 affinché lo stupro venga riconosciuto come vero e proprio reato contro la persona e non più come reato di oltraggio alla morale. Uomo, tu che pensi di aver sedotto e abbandonato una gentil pulzella? Ti avviso, è fornuta zozzanella. Le leggi cambiano, ma le prassi restano, e a peggiorare le cose c'è anche un insano utilizzo dei social network che amplifica la portata dei femminicidi. È anche vero però che negli ultimi anni, in risposta alle violenze, dal basso sono nate alcune realtà che, per piazze e per rete, riescono ad abbattere quelli che sono i pregiudizi. Movimenti, hashtag e campagne pronti a far giustizia laddove ce n'è bisogno. Ma per quanto spessore e impegno ci sia in chi battaglia per i diritti del gentil sesso, è anche vero che spesso c'è chi ci marcia su. Si parla infatti di violenza sulle donne, contro le donne, ma mai di violenza agita sugli uomini. Vittima e carnefice sono due piatti della stessa bilancia e spesso i ruoli si invertono. In realtà chi è il vero carnefice diventa vittima. Mi spiego meglio. Una copula accentata male, dimensioni ben lontane dalle aspettative e finali, sì cinematografici, ma lontani dal tipico e vissero tutti felici e contenti. Quindi, come femminista, seppure a caso, mi chiedo quanto sia valido usufruire delle battaglie altrui per vedere affermate le proprie ragioni, soprattutto sui social network, che riescono a diventare un mattatoio di diritti. Sembra di essere di fronte a un nuovo scenario, dove le persone sono carne da macello e non c'è spazio per i propri sentimenti e le proprie emozioni, donne o uomini che siano. Da oggi propongo un nuovo hashtag, MeToo.
corpi come carne da macello. Perché una vera femminista si batte per quelle scarpette rosse, verniciate col sangue di un amore malsano, che stanno un po' strette sia agli uomini che alle donne. Io voglio appenderle al chiodo queste scarpette rosse. E tu?